Ricchioni, e per essere qui con noi, inserita nel 2021 nella classifica delle 100 donne vincenti di Forbes Italia per il suo impegno. Mi sembra un po' strano a favore della diversità e Diversity Award, perché mi sembra così normale per me, così rappresentare la società in tutte le sue sfaccettature, così come siamo, bianchi, neri, rossi, gialli, omosessuali, eterosessuali. O no? Beh, Serena, guarda, Forbes ti fa capire subito, perché tu dici, ma perché su Forbes? Che fa economia, che fa innovazione, racconta questo. Perché in realtà quel mondo ha già compreso quanto riuscire ad aprire e a riconoscere il valore di tutte le persone sia fondamentale. Questa cosa non è così chiara, perché la verità è che noi viviamo in un mondo che è progettato, disegnato, costruito, scritto, tutto da un gruppo di persone. E quindi in qualche modo disabilita le altre. Noi siamo abituati a pensare che si parli di inclusione pensando alle minoranze. Nella realtà non esistono le minoranze. Tu personalmente ti sei mai sentita una minoranza? Allora, stai facendo un discorso, mi stai facendo già una domanda in più. Considera che io sono una privilegiata. Credo che tutte le persone che sono qua con me oggi e molte di quelle che ci guardano sono privilegiate, ma non siamo tutti e tutte privilegiate. Esiste, se solo ci pensi, non so se qualcuno di voi conosce i tassi di abbandono scolastico delle persone con disabilità o delle persone nere, oppure, non so, delle persone trans, transgender. Ecco, alcune persone non arrivano neanche a poter percorrere quella gara dal punto di partenza uguale al nostro, e quindi succede che semplicemente si è appunto, in qualche modo si parte da un punto di partenza diverso, e vuol dire che non ci si arriva neanche a lavorare in alcuni ambienti, in alcuni mondi, in alcune organizzazioni. Questo ti fa comprendere quanto anche il concetto di cui si fa tanto parlare, il merito, vince il migliore. Come fa a vincere il migliore se noi non riusciamo a creare opportunità e accessibilità? È una società nella quale non vince il migliore, è una società destinata al declino, e quindi per questo il discorso. Soprattutto una società a cui tutte le persone è possibile, per tutte le persone accedere. Certo, c'è un discorso di pari opportunità, io cito sempre Don Milani in questo, no? L'istruzione e la possibilità di poter andare avanti, e c'è un discorso poi globale di economia, globale, per cui. Perché è un benessere economico impressionante. Quello che è per noi va bene per tutti. Il privilegio, diceva Francesca, il privilegio forse anche di avere un papà speciale, un papà super intelligente come Roberto Vecchioni, lo vediamo qui, famosissimo, Sanremo. Chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Bella. Bellissima, bellissima davvero. Senti, io quando ospito persone omosessuali, ma non mi viene manco più da dire il nome omosessuale, cioè, perché non c'è l'etichetta, non mi interessa neanche più. Così come non mi interessa nemmeno anche parlare del fatto del famoso coming out con la famiglia, no? Però forse, ripeto, noi siamo privilegiati, magari a casa invece fa piacere sapere come l'hai raccontato tu ai tuoi genitori della tua storia d'amore. Sarebbe bello anche riuscire a superarlo. Hai anche due figlie. Sì, certo, però sai, però, hai ragione tu a dire, non conto. È così. No, anche perché io sono una privilegiata in questo senso, nel senso che in qualche modo ho potuto utilizzare il mio coming out, il mio essere lesbica, il mio poterlo raccontare per fare in modo che altre persone, non solo figli o figlie, ma anche genitori, madre, padri, nonne, colleghi di altre persone, comprendessero che quello è un grandissimo dono che viene fatto loro. Quando tu hai una figlia o un figlio che racconta te stesso, se stessa, quello è veramente un dono. Sarebbe impossibile vivere io da madre oggi. Non potrei mai immaginare di vivere la mia vita se, pensando che mia figlia non mi dicesse di sé qualcosa. Il mio coming out con mio padre l'ho raccontato tante volte, ma so che lo vuoi, quindi lo dirò in brevissimo. Sì, no, ma lui mi chiese, puoi anche non dirmelo. No, ma mi fa piacere perché è buffo, perché lui
Perché la prima persona che ha paura è la persona che si apre, no? Quindi ero io ad aver paura. E perché tu hai di fronte un padre, non hai Roberto Vecchioni. E quindi certo. Non puoi immaginare che cosa potrebbe risponderti. Ci sono persone con 2 o 3 lauree che finiscono per buttare fuori i figli a calci nel sedere da casa. Quindi non è questo, la differenza non è culturale, è una differenza di emozioni, no? Di intelligenza emotiva. E lui mi chiese 1000 volte cosa... Perché io non volessi parlare della persona con cui stavo, io usavo il termine persona naturalmente perché era più semplice, e quando io gli dissi perché era una donna, e lui a quel punto mi disse: vai a quel paese, mi hai fatto solo spaventare. Certo. E questa, no, ma che, cioè, è ovvio, grande amore al padre, amore. Giustamente. Adesso esatto. Sarebbe davvero bello che non dovessimo neanche più pensarlo, ma per una ragione, perché le generazioni attuali non hanno, hanno chiaro quanto sia importante essere se stesse, loro stessi, senza dover continuamente affermarlo. È naturalmente giusto ricordarsi che esistono persone LGBT con orientamento, identità differenti da quello che noi consideriamo, no, la maggioranza. Diversity Media Awards, che è il premio che ogni anno è istituito da appunto la fondazione di Francesca. Drusilla Foer. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non voglio governare né comandare nessuno, vorrei aiutare tutti, uomini bianchi, neri, ebrei, ariani, tutti noi esseri umani dovremo unirci e aiutarci. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Ci serve umanità, ci serve bontà e gentilezza. Senza questa qualità la vita è vuota e violenza e tutto, tutto è perduto. Combattiamo per un mondo che sia ragionevole, ragionevole. Combattiamo per abbattere i confini, le barriere e le diversità. Mi ha molto colpito la notizia che è arrivata dalla Francia di un ragazzino di 13 anni che si è suicidato perché oggetto di bullismo a scuola a causa della sua omosessualità. La mamma, prima dei funerali, ha scritto una lettera che è stata letta in TV, è un caso che ha colpito molto la Francia. Quante marce bianche dovremmo organizzare, quanti bambini dovranno soffrire, quante famiglie saranno colpite in modo così crudele, fino a che vengano messe concretamente in atto azioni per far sì che ogni bambino possa godere del suo diritto a una scuola senza molestie. Ed è forse anche per questo, per educare appunto all'inclusione, che insieme a Luca Trapanese avete scritto questo Le avventure del sottosotto. Che cos'è? È una storia dedicata ai bambini? È un'avventura dedicata ai bambini, ci sono 5 personaggi scritti appositamente perché ogni bambino o bambina, ragazzo o naturalmente genitore che voglia leggerlo con lui o con lei, possa riconoscersi come protagonista delle storie. Perché ti dico questo, Serena? Perché questo collegamento con i Diversity Media Awards? Perché i Diversity Media Awards sono nati per fare in modo che tutte le persone potessero riconoscersi, essere rappresentate, cioè premiano tutti i prodotti mediali che rappresentano tutte le persone in maniera positiva, vera, reale, senza pietismi, senza magari una narrazione che in qualche modo non le rispetti o non le mostri per quello che sono, con i loro valori. Noi siamo state abituate, crescendo, a non ritrovarci nelle storie. Io da piccola, io sono lesbica, da piccola penso di non aver mai visto nulla in televisione in cui una protagonista amasse un'altra donna. Non è un tema di opinione, non si fa un dibattito su questo, non si fa un dibattito sull'essere neri o sull'essere gay. È un fatto, la diversità è la realtà della nostra società. Per prima cosa, se noi riusciamo nelle scuole, in questo caso questo è su tutta l'inclusione, si parla, c'è un ragazzo che è cieco, c'è una ragazza di seconda generazione, c'è un ragazzo bullo, insomma, se noi riusciamo a fare in modo che tutta la società comprende il valore dell'essere differenti, dell'essere diversi, dell'altra persona, ecco, riusciamo ad ottenere tutto quello che vogliamo e smettiamo e facciamo in modo che non esistano più situazioni come quella in Francia. Grazie davvero Francesca Vecchioni, torna a trovarci quando vuoi, grazie, perché il valore dell'inclusione
chi segue questo programma sa che lo teniamo nel cuore sempre e comunque. Speriamo che l'Italia vada avanti anche su questo. Ma sì, guarda, ne sono convinta, perché le persone che ci seguono, e sono tante, sono anche la prova che questo tipo di racconto è il tipo di racconto che serve al nostro paese, nel quale il paese si riconosce. Ho questa piccola vanteria da fare. Grazie Francesca, stamane ci siamo svegliati.